Siamo in Piemonte, esattamente a Monforte d'Alba, quindi siamo nella zona delle Langhe insieme all'azienda Rocche dei Manzoni che quest'anno compie i suoi primi 40 anni e io ho il piacere di essere con Rodolfo Migliorini che è terza generazione all'interno dell'azienda. Rodolfo, quanto è importante questa data per te e per voi? È arrivato il momento di tirare delle somme. Le somme sono quelle di guardare cosa abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto è un incentivo per me per continuare sullo stesso solco che è già stato tracciato prima, quindi essere un'azienda radicata nelle Langhe ma che sa guardare al futuro attraverso quella che è l'innovazione più pura. Quali sono i tuoi primi ricordi? Vabbè, i primi ricordi sono ricordi assolutamente legati a quelli che sono mio padre e mio nonno che lavorano, sono dei ricordi di affetto, sono dei ricordi che però hanno dato l'imprinting a me personalmente, quindi è da lì che è iniziato il mio amore, nel vedere l'amore che aveva la mia famiglia per questo lavoro, per la terra e per il prodotto vino. Sicuramente è un'azienda molto ancorata alla tradizione, anche da un punto di vista, se vogliamo dire, affettivo, ma molto molto attenta anche all'innovazione e alle nuove tecnologie. Ecco, come lo vivi questo legame? Lo vivo su un equilibrio del 50%. 50% di tradizione, perché è la cosa a cui siamo più legati, sotto il profilo terroir, quindi nei nostri vini deve uscire quello che è il vigneto e quello che è il territorio di provenienza. Per quanto riguarda l'aspetto innovativo, praticamente l'innovazione per noi è il miglioramento della tradizione, quindi alcuni passaggi che vengono ottimizzati, niente di sconvolgente. Noi siamo tra i più grandi innovatori del territorio delle Langhe, perché? Perché abbiamo fatto il primo spumante nelle Langhe, quando oggi esiste un consorzio per gli spumanti, noi non apparteniamo, ma un consorzio che si chiama Alta Langa, quindi lo spumante che prende una sua importanza nel territorio. Noi nel 78 producevamo già bollicine di Langa. Abbiamo usato per primi la barrique nella zona del Barolo, abbiamo fatto per primi un assemblaggio, quindi siamo stati sempre molto attenti a innovare quelli che erano gli aspetti tradizionali della Langa, ma senza mai dimenticare la tradizione, perché è da lì che arriva tutto. Come per esempio abbiamo visto anche in cantina le uova che non spesso avevo trovato all'interno delle aziende, che invece mi spiegavi che insomma è un valore aggiunto importante. Assolutamente sì, un'integrazione del legno che è l'aspetto che negli ultimi anni noi stiamo praticamente perseguendo, e quindi quest'uovo che è un prodotto di Borgogna, un prodotto francese, è un apporto molto importante quello che vanno a dare in cantine, che vanno a dare i vini, mantenendo un aspetto floreale molto più sviluppato, quindi siamo andati a togliere un po' quello che il legno mascherava nei primi anni del vino. Adesso si lascia più respiro a quello che è il terroir, sempre di più, perché abbiamo sempre lavorato in questa direzione e i risultati arrivano sempre di più. Come capire il territorio, no? La Langhe è una zona che poi si divide in tante micro zone o macro zone. Queste sono quelle che danno i grandissimi vini. Il mio parere personale è che tre comuni per quanto riguarda l'area del Barolo siano il cuore pulsante, quindi Monforte d'Alba, Serra Lunga e Castiglionfalletto. Tanta matrice tannica, quindi tanta generosità, vini di grande struttura ma anche di grande eleganza. Trovi la media sulle due cose. Allora lì per me è la parola che racchiude il tutto, è emozione. Cioè tu stappi e inizi già ad emozionarti quando lo versi nel bicchiere, perché inizi a sentire i profumi. E poi hai un vino che puoi consumare oggi o fra 30 anni. Secondo me lì va oltre alla bravura di vinificazione, va al terroir, alla magia che il terroir riesce a fare da solo. Rodolfo, io ti ringrazio. Grazie e a insieme a te vorrei lanciare il prossimo servizio, quindi con Rocche dei Manzoni e questo meraviglioso vino abbiamo brindato ai 40 anni dalla vittoria della Coppa del Mondo di sci del campione Piero Grosso. Oggi un'emozione incredibile, siamo qui da dove tu sei partito per commemorare un evento strepitoso, la tua vincita ben 40 anni fa. Oggi è davvero una grande emozione per me, ho voluto dare questo segnale, insomma, dopo 40 anni di una vittoria davvero unica. Ho vinto a 19 anni una Coppa del Mondo,
sono ancora il più giovane vincitore della Coppa del Mondo, insomma è anche un piccolo record se vogliamo, una piccola soddisfazione, ma soprattutto appunto per loro, per questi ragazzi, per questi giovani di tutti gli sci club, di tutta l'Italia, di tutto il mondo, perché lo sport è questo, è stare insieme, è far sport, è divertirsi e poi anche sognare, insomma, sognare di vincere una Coppa del Mondo. Senti, infatti il messaggio che passa è bellissimo, cioè lo sport come aggregazione, cosa pulita, genuina, e questo tu oggi l'hai espresso veramente in tantissimi modi. Sì, direi proprio di sì, io l'ho vissuta da piccolo queste emozioni appunto con tutti i miei compagni, i miei amici di quel tempo, dove si era avversari, si è avversari per forza, ma poi senza un ultimo non c'è neanche un primo. E allora bisogna fare in modo che tutti i ragazzi abbiano soddisfazione per quello che fanno. E certo, vincere è difficile, vincere per pochi, ma già fare sport a questo livello, divertirsi, stare con gli amici è il massimo. Giorgio, come figlio è una bella emozione oggi? È una bella emozione sì, perché insomma io ho fatto comunque la stessa cosa che ha fatto lui, ho fatto l'atleta in Coppa del Mondo e in qualsiasi parte io andassi, quando dicevo che ero figlio di Piero Gross, tutti impazzivano, no? Per questa cosa. E a questo punto ho detto non possiamo non fare qualcosa di importante per i 40 anni ed è venuta fuori questa festa con questa opera d'arte che abbiamo lanciato. Sono degli scimi completamente in vetro fatti a mano ed è una roba molto particolare. Come giusto che sia per questo evento. Piero, ricordiamo anche i 40 anni di Rock dei Manzoni. Tanti auguri anche a questa azienda che ha voluto essere qui con noi, è un onore. A Piero e a Rocca dei Manzoni. A Rocca dei Manzoni, grazie di essere stati qua con noi.